Festa di bambini al Parco del Flauto Magico per la rappresentazione dello spettacolo Storie di Gianni del Teatro delle Quisquiglie di Trento, vincitore della prima edizione del Premio Nazionale di Teatro per Ragazzi Emanuele Luzzatti. Premiati anche i bambini che hanno partecipato al concorso. Siamo una compagnia di Trento, esistiamo da più di 20 anni, gestiamo un teatro dove programmiamo per lo più spettacoli proprio per i bambini, i ragazzi, i giovani, per le scuole, abbiamo un ottimo rapporto con le scuole e questa mattina qui a Santa Margherita Ligure siamo molto felici di poter rappresentare Storie di Gianni proprio con le classi della scuola primaria. Io, quando ero al Teatro della Tosse, ho partecipato e assistito all'inaugurazione di questo parco. E per me è molto commovente, molto emozionante. Ho fondato il Teatro della Tosse insieme a Emanuele Luzzatti e Tonino Conti. Ritrovare questo parco riportato a nuova vita, vedere i bambini che ci giocano dentro e capire come funziona ancora. E ringrazio tanto il Comune di Santa Margherita per aver ideato il premio e dato nuovo lustro e nuovo accesso a questo meraviglioso ambiente. Dopo lo stop di 2 anni, Santa Margherita Ligure ritrova le navi da crociera, quella più grande che ha programmato diversi scali in città durante la stagione, la Celebrity Beyond. C'è un ritorno molto importante quest'anno, infatti torneremo a fare, adesso non ho i numeri esatti, ma mi sembra che siano 10-11 scali su Santa Margherita solo di navi da noi agenziate, quindi comunque un ritorno probabilmente superiore a quello che erano i numeri del 2019. Le navi stanno ripartendo per il momento ancora a capacità ridotta, quindi piano piano stanno diciamo, aumentando il numero di passeggeri a bordo, ma sarà una cosa progressiva man mano che la situazione del Covid andrà migliorando. Diciamo che è un ottimo segno sia per Santa Margherita che per il settore crocieristico in generale. Credo che sia davvero un segnale importante per Santa Maria Ligure e per tutto il Golfo di Guglio. La sezione locale della Croce Rossa Italiana ha inaugurato 2 nuovi mezzi, uno di questi sostituisce la vecchia Panda 4x4, celebre per aver prestato servizio durante i giorni della mareggiata e unica auto a raggiungere Portofino isolata per il crollo della strada. 35 anni di storia, 25 anni di attività sul monte. Ha caricato parecchie persone, gente importante, per ultimo la mareggiata di ottobre 2018, che per 10 giorni è stato l'unico mezzo che ha raggiunto Portofino e ha evacuato le persone. E Santa Margherita Ligure ha ritrovato anche tanti appuntamenti che a causa dell'emergenza sanitaria avevano subito uno stop. Tra questi il torneo di basket in carrozzina organizzato dall'associazione Paratetraplegici Onlus. È un torneo che è da tanti anni che c'è, finalmente riusciamo a farlo. È un torneo per far sì che le persone riescano a capire che c'è lo sport non ha handicap, che anche uno in carrozzina riesce a fare lo sport. Due importanti eventi legati alla poesia hanno caratterizzato gli ultimi giorni. Il primo è stato il conferimento del premio Montale Fuori di Casa al sindaco Polo Donadoni e il secondo è stato la presentazione di un Meridiano Mondadori a Villa Durazzo, interamente dedicato a Camillo Sbarbaro, poeta nato a Santa Margherita Ligure. Quelle che sono le mie passioni sono diventate oggi elemento di congiunzione, un tema di condivisione con tante persone amiche. Quindi quello che posso esprimere è un ringraziamento agli organizzatori del premio Montale Fuori di Casa, a tutti i partecipanti a questo incontro e la gioia di averlo potuto condividere insieme. Giampiero Costa, cosa vuol dire dedicare un meridiano a Sbarbaro? Beh, significa metterlo nella posizione finalmente di essere un classico della letteratura italiana del Novecento, posto che Sbarbaro sicuramente meritava e che abbiamo cercato così di ottenere attraverso questo volume che raccoglie tutte le opere.